comunque Morgiz già lo sai. Già lo so. Io e te Morgiz. abbiamo passato 69. Avevi Già lo dubbi? sai. Io e te passiamo uguali. Non devi parlare, Morgiz, tu. Abbiamo Che collezionato il te lo linko in chat se vuoi. Link il Hai una 69 mio macro e che tuo. ogni volta che utilizzi una spell glielo mandi in Whisper. Che Bellissimo. bello! Mamma mia. Ah, se vuoi essere ignorato sia in gioco che su Discord, basta chiedere. Non serve essere così. Abuso, ragazzi. Con quale voce? Non è qua, Charlie. Le vuoi Sì, le sì. fettine di vitello o no? E poi mi credi che non ho l'equipaggio io? Ok, Effettivamente allora, vitello. com'è che si fa ignorante su... No, no, vabbè, Non adesso solo lo ha non equipato, non te lo prende sbatte anche in da faccia. DPS, non lo metto tutto qua. Da healer sì, da healer è forte. Vabbè, ok, dai, dai, dai. Oddio, perché si è Dai, comprato lascia. una melma grassa qua? C'erano le pozioni per terra che ti facevano diventare, ma non so dove l'ha presa, Charlie. Allora, una appena entrati, sulla destra c'è un ologramma e accanto ci sono le pozioni da prendere per la velocità. Si prende poi il punto di volo e appena scesi c'è un'altra pozione di velocità. Totale per Martex. Cioè il volo per Martex. Sì. Senti un po', Guido. Sì? Che cosa usi tu per tenere d'occhio quando ti si toglie dal CD? Ho una weak aura. Ma passi. Ho Allora, se so, capisco come si fa a passare weak aura, se provato a no. farlo e ho fallito. No, cosa ho fatto? Cos'è sta roba, quella merda di trinket pure in Zanno chat? Ma staccabile. che schifo quel cesso che fa meno del blu. Allora. Dove Amico, la comprerò questo smart... allora. Allora, come faccio a copiartela? Se tramite Dark è davanti al boss, non proprio. Copia. Ah, Andiamo giù. export. Export. Sì, andiamo sotto in Mitica 1 sempre. Ok, dovete la Wisp? Dove ti Buon pare. ride, tanta fortuna. Ciao. Ciao. Buona pesca. Esatto, Oh, buona pesca. buon volo. No, buon volo è per... No, Eh sì. Volo è per il pross dopo, buon volo. Buongiorno. Posto, a dopo. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Quindi è sparito un pezzo. Saluto. Quindi è sparito un pezzo. Ecco qua. Ok. Che meraviglia. E siamo di nuovo al nostro magico. Ne siamo un po' di meno oggi. Manca, ti manca, ti manca. Un po' troppi leader. No, No, ma adesso appena appena. arrivano altri. Ok, sentivo Per me ci solo. sono troppi tank. Dai, qui Toscalon fai da solo. Ok. Era la prismatic bubble. Ah, lascio le strisce dietro adesso anche arcobaleno. Oh. Ciao, Ciao. Ciao. Molto male, ti beccherà una pagaiata. Dove? Sui denti?
Una pagagliata anche per Petto. Due. A Petto se ne è meritato 6.000 di pagagliata. Però per classe è quello il problema. Quello. Problema tu. Bello a posto. Bene. Poi c'è Sarka. Grande Sarka. No, ma raga, ma bella giornatina di merda che è oggi. Oh, questo sì che è di classe, l'oceano ultra compresso. Sì, eh beh, qua dentro. Sì, sì, merda. No, che belle pescate che mi sono fatto con queste cose qua. E batto fuori Azeroth. Farming? No. No. In raid con questo oggetto. Ma manca fino a... Pensa fino a che insultiamo. È in palestra? Fino a sì, si sta pompando perché ha detto che un bambino lo ha picchiato, si vuole vendicare. Adesso... Faccio salto in bagno nel frattempo. Adesso... Però... C'è un'altra persona, io ho contato che eravamo 20 giusti. Perché non mi fa più pescare? Neanche a me. Avranno, boh, ucciso. Mi dice che non c'è nulla da attaccare. Boh, vabbè. Ah, manca Shaka che sta ubriaco. Anche Smiek. Anche Smiek, ecco. Ah, ma non ci sono. Ma mi l'aveva detto che tardava. Là. Dici che è fermo alla schermata di distinzione del personaggio, cercare di capire... Chi? Shaka o Smiek? Con cosa lo gara? Shaka? Sì. Confusione. Ma io in che classe sono? Allora, vabbè, tanto che aspettiamo facciamo anche un trial, sì, oh, buono, giusto, per prenderci il ritmo. C'eravate tutti ieri, sì, quindi l'avete no, già io visto no. Tutto. Ah, giusto. Vabbè, cazzi tuoi, scusami, mi pare non esserci. Facciamo un spiegone veloce, veloce. Allora, il boss sono due, come puoi vedere. Li cerchiamo di tankare vicini nel limite del possibile, così fanno cleave, la vita dei boss è condivisa, quindi doppio danno se lo pigliamo tutto due. Di tanto in tanto il boss butta giù delle ragnatele, che sono dei cerchi bianchi, e al centro di questi cerchi bianchi ci sarà tipo una palla di ragnatele. Entrando dentro queste ragnatele e toccando il centro, questa ragnatela esplode e mette un debuff che avvinghia due personaggi, ovviamente questo se si è entrati in due nella ragnatela, se entra solo uno la ragnatela esplode e basta. Quindi questa meccanica ci servirà dopo, quindi bisogna che due persone entrino in coppia in questa ragnatela, prendano questo debuff e con questa specie di filo, anzi proprio un filo, siano collegati e non stiano troppo distanti, perché se si supera la distanza di 30 yard si spezza. Invece a noi serve questo filo qua. Questo filo qua serve perché lo scarabeo, quello di destra, a un certo punto va sottoterra e dopo qualche secondo ricompare, e da dove ricompare fa un raggio che è praticamente una carica, è una strisciata dorata, e questa carica si schianta contro il muro, se raggiunge il muro fa un enorme danno che abbiamo visto ieri, che praticamente ci shortava. Quindi per impedire questo bisogna che due persone con questo filo mettano il filo in mezzo al passaggio del boss, in modo tale che il boss inciampa e si ferma. Quindi questa è la meccanica importante. Questa sarà in fase 1 e in fase 3 quando ci arriveremo. Oltre a questo ci sono tre add che spuntano fuori,
che non hanno aggro, si fissano solo di una persona, quindi tre persone verranno fissate e potrebbe venire fissato pure uno dei due che, o tutte e due che hanno la ragnatela. E queste persone dovranno correre verso gli altri giocatori, gli altri DPS, in modo tale che uccidano gli add il prima possibile. Gli add si possono stunnare, cicciare, slowar, cioè tutto il controllo che potete fare si può fare. E hanno la priorità rispetto ai boss, quindi devono, appena escono gli add bisogna ucciderli. Ripeto, chi già ha il fixate non corra lontano dagli altri, ma invece porti gli add verso il gruppo in modo che vengano uccisi il più fretta possibile. Dopodiché c'è la meccanica nostra dei tank solito da swap come l'altro giorno. Ok. Quindi quando vedi che comincia a suonare BBM, chi è tank? E poi c'è un frontale classico. Sempre dello scarabeo, quindi occhio quando vedete un frontale di terra perché fa un botto di danni, quello è solo da evitare. E poi cerchi verdi. Allora, di tanto in tanto bisogna che più o meno su qua vedo un po' tutte le persone, quindi probabilmente ci saranno molte persone che hanno questi cerchi verdi. Bisogna stare spredati semplicemente e poi ci si può raggruppare. Questo l'abbiamo detto, questo l'abbiamo detto. E basta. Quindi, dopo 2 minuti inizia l'intermissione. L'intermissione è praticamente quando lui sparisce, la tipa va al centro. Si poppa uno scudo e la stanza incomincia a riempirsi di schifezze. La tizia farà due frontali davanti a lei e dietro di lei e poi continuerà a fare questi frontali diciamo a random fino a riempire tutta la stanza. Quando praticamente tutta la stanza è piena, la prima coppia di frontali che ha fatto esplode e libera lo spazio dove bisogna andare. Quindi qua per fare l'interfase bisogna posizionarsi vicino al primo frontale che fa. Quando è pulito si entra dentro e ci si dimentica della meccanica perché poi è tutta lì. E nel frattempo bisogna fare danno perché bisogna distruggere lo scudo. Perché altrimenti si whippa. Quando abbiamo rotto lo scudo, fase 2. Fase 2 c'è la meccanica in cui i leader dovranno stare attenti perché metterà un debuff che probabilmente se usate Voodoo, se usate Healbot, qualunque usate, vi darà un debuff da dispellare che si chiama Stinging Swarm o Sciame Pungente, una roba del genere. Non va dispellato, semplicemente chi ce l'ha prende più danno e bisogna curarlo. Lo mette su tre persone, quindi queste tre persone che avranno la sfiga di stire insetti addosso non panichino, si giocano i CD, non è un gran danno a quanto leggo, comunque prendono più danno del 20%, quindi vi rende più deboli. È importante tenere questo debuff perché a un certo punto la tizia attiverà un'abilità che si chiama Cataclisma Entropico giù di lì. E praticamente lei si teletrasporta al centro, diventa tutta viola, e in quel momento, se lei finisce il cast, ci shotta tutti. Quindi, cosa si fa? Le tre persone che hanno il debuff vanno. Formano un triangolo vicino a lei, quindi vanno sotto, tutti gli altri si allontanano, vengono dispellate queste tre persone e lei viene stunnata e in questo momento per quei 14 secondi prende il 50% di danno in più. No, non lo sono sognato. Vabbè, comunque viene stunnata, non prende danno in più. Comunque
Comunque, questa è l'abilità. Il dispel serve per interrompere il cast che altrimenti ci shotta. Quindi, pronti quando chiamiamo di andare al centro quelli con dispel, in modo tale da essere dispellati. Probabilmente Mass Dispel funziona per togliere quella cosa, perché dovrebbe essere un poison, fammi vedere. Confermo. Dispel non toglie poison. Ah, ai. Toglie magia. Beh, allora sarà una magia, perché... Che palingenesi, in teoria. Non so se funziona ancora così. Tempo è palingenesi. No, è una magia, è una magia. Ok. Faccio così, questa qua considerata magic, quindi Mass Dispel dovrebbe riuscire a... Però dice che se lo dissolvi salta su quello vicino, quindi bisogna stare vicino al boss per mandarla sul boss. Esatto, sì. Quando è la fase che lei casta questa abilità qui, questa esplosione entropica, lei va al centro, quindi le tre persone con questo debuff fanno un triangolo intorno al boss. Si fa il Mass Dispel in modo tale che queste tre persone vengono dispellate e lei viene stormata. Ok. E interrompe il cast. Posso dire solo che il Mass Dispel ha un cast lungo, e quindi aspettate che mi venga risolto prima di andare via. Sì, ma ovviamente... E mettetevi a triangolo intorno al boss, perché sennò rischiate che salta su un altro di voi anziché sul boss, credo. Allora, io ho detto a triangolo perché nei video che vedevo si posizionano così. Penso che comunque anche se si sta lì vicini, l'importante è che ci sia il boss in mezzo, presumo. Credo perché... vada su quello più vicino, quanto dice Brina. Potrebbe essere quello più vicino a tutti e tre i giocatori. Sì, vabbè, facciamo che stiamo a triangolo intorno al boss, così siamo sicuri che non ci siano problemi. Comunque, appunto, vedo che si mettono a triangolo e poi parte il Mass Dispel proprio al centro. Questa domanda, lo fa una sola volta o lo fa più volte? Non te lo so dire. Potrebbe capitare più volte, perché qui non è preciso. Però parla allora, della fase 2, quindi... Diamoci allora un ordine. Non so, magari la prima volta lo faccio io, la seconda lo fa Oxin, perché c'ha un cooldown lungo. Sì, quindi facciamo il primo. Che se no dobbiamo farlo a mano. A naso penso che più di due volte non lo faccia comunque. No, non credo. Oh, alla peggio la terza lo c'ha, ma... Sì. Oltre a questo, in fase 2 c'è un'abilità che è un po' pericolosa, che è praticamente sempre la tipa che si teletrasporta. La tipa va dove cazzo vuole praticamente, quindi non è facile da tankare, quindi a volte può stare al centro, a volte può stare sui bordi. State all'occhio. Questa abilità praticamente cosa fa? Vi lancia delle ragnatele e poi vi trascina verso di lei. Una volta che siete trascinati, dopo qualche secondo lei fa una OE potente e praticamente uccide chiunque è dentro. Quindi appena venite trascinati dovete correre fuori il più velocemente possibile. La fregatura qual è? La fregatura è che quando vi trascina vi mette anche quelle ragnatele che ci sono in fase 1, che praticamente riducono la velocità. Quindi abilità come End of Freedom, Salti the Warrior, Disengage, Totem Sciamano, Forme del Druido, tutto ciò che può rimuovere la riduzione di velocità è bene tenerla per quella fase lì. E poi comunque l'obiettivo è scappare fuori il prima possibile. Allora, l'altro gruppo mi ha detto che le ragnatele facevano un sacco di danno perché erano scalate male. Quindi quando vi chiappa e poi correte fuori, cercate di spaccare le ragnatele con il tizio con cui siete legati. Quindi vedete a chi siete collegato e correte dalla parte opposta in modo da rompere questa ragnatela. Comunque poi la vediamo bene anche questa fase qua. E un'altra abilità è sempre il cono frontale che lei fa nell'intermissione, però è facile da evitare, praticamente fa la sbrettata a terra e dopo un po' questa sbrettata esplode. Quindi semplicemente ci si sposta, non dovrebbe essere un problema. Dopo altri due minuti c'è l'ultima intermissione intermezzo, in cui c'è il gigantone che sarà al centro. E in questo caso
c'è il balletto da fare, ovvero la stanza si riempirà di schifezze per terra, cerchiolini grandi e poi piccoli che si spostano, eh? Bisogna cercare di stare dove è pulito, questa è tutta una danza, e ovviamente nel mentre bisogna rompere lo scudo a lui per chiudere questa intermissione. Finito questo, si va in ultima fase, che è simile alla fase 2, però qui c'è la fregatura che delle persone, dopo che vengono grippate, in quel discorso che dicevamo che la tizia vi grippa e vi mette le ragnatele e dovete scappare fuori, bisogna che un paio di persone mantengano la connessione con la ragnatela insieme a un altro compagno, perché qua c'è di nuovo la carica del boss che bisogna intercettare. E quindi adesso decideremo chi si offre volontario per fare sta cosa, in modo tale da aspettate che devo chiedere. No, non lo so questo, non mi ha scritto niente. E quindi adesso decidiamo un attimo chi fa chi. E niente, le due persone che hanno questo compito qua stiano attenti a sopravvivere, perché comunque prenderanno più danno e sono rallentati. Quindi dimenticatevi il DPS, se pensate solo al movimento e a guardare il boss quando sta per fare la strisciata, di essere in mezzo alla stanza per poterla intercettare con la corda. Basta. Poi è tutto un ripetersi di queste mille abilità. Ti direi comunque la cosa migliore è provarlo in modo da meccanizzare. Domande, dubbi, solite perplessità? Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Scusate, ho ritardo. Dico. Salutiamo Markand? Sono in volo, sto... Sì. Andiamo. Dato che non lo faccio, basta. Allora vediamo un po'. Thank you. Ma che sono i più corazzati. Facciamo così, allora. Oddio, legno. Che faceva? Oddio, legno, che faceva? Proviamo Jose Galli, come ieri, e come Hunter avete abbastanza mobilità, e poi a chi altro rompe i coglioni, andiamo, non li posso usare. Ciao Sacca, fallo te. Vedo carico. Beh, Sarka e Mark, come ieri. Allora, vi metto i marchi. Ah, scusate se non mi sentite perché c'è una... così. Un po' meglio? Meglio. Ok, scusate. Allora, dicevo, Sarka e Marken, prima coppia che coppia, e poi Yosemite e Galli. Quindi facciamo così. Esatto.
Sark, gli mettiamo un bel quadrato. Poi, Mark, dove sei, Mark? Non ti nascondere. Mark, lo mettiamo lì in mezzo. Il viola. Gali, dove sei, Gali? Ci sono i pet di mezzo, eccoli qua. C'è questa Iose. E gli mettiamo triangolino. E Gali è qua. No, questa è Ioia. Ho sbagliato mira. Grazie, adesso sono libera. Sbagliato mira. Gali, dove sei? Non ti nascondere. È il gruppo che fa fatica a prenderti. Ha messo il camouflage, ha fatto. Bravo. Eccolo qua, eccolo qua. Bravo. Ah, si nascondeva. Pur di non fare le cose. Toh, sei la nostra stellina, contento? Oh, non l'avete messo. Allora. Bene, quindi voi quattro, più che il DPS è importante la meccanica di sopravvivere, stare in zona bagnatela, cioè zona centrale, in modo tale che se state qua verso il centro, quando arriva la strisciata siete già in posizione per intercettarla. Basta uno di voi, basta una coppia, però facciamo due per sicurezza, ok? Aspetta. Questo è un boss single target con cleave, ripeto, priorità agli ad quando escono, quindi anche melee per favore giratevi e scoppiateli, soprattutto se vanno sugli healer o su quelli incalzati. E cerchiamo di tenerli al centro all'inizio, se la tipa ti segue. Inizi te sulla tipa, va bene? Va bene. Ok. E comunque andiamo di ignoranza, quindi io al pool. Ok, allora, dai, proviamo. Cibo, flask, se ce l'avete. Facciamo ready check. Salute. Fiagrin, ce l'hai tu la retribution aura? Cioè la l'aura del crociato? Sì. Ah, metti devotion, va, perché se ci spostiamo almeno copriamo tutta la... Va bene, ce l'ho anche io, eh. Ah, ok, vabbè, allora sì, basta un due. Ma perché da palarete non c'è... Non ha senso mettere altre aura. Sì, sì, beh, sì. Concentration ormai non credo che abbia alcuna utilità se non in PvP. Sì, giusto, gemme, rigenera cibo, ok, qua. E questo per qua e questo per qua, oh, che bello, ok. I log li abbiamo live. I log, sì, c'è Gali che sta registrando. Lilda, fai un wild per gli ultimi arrivati. E io però sono single target totale, non mi piace. Facciamo così, cambio okay. Questo con questo. Sì, no, ma ce li ha Gali, quindi non ti preoccupare, Marcus. Ok. Via, proviamo ragazzi. Bocca al lupo. Tiro al pull. 5, 4, 3, 2, 1. Resti da stare spredati. Occhio al frontale. Gli addini. Scoppiate gli addini. Lontano dai cerchi bianchi. Adesso i due gruppetti via dal frontale. Okay. Adesso i due gruppetti vadano a prendere la cosa. Veloci. Veloci, 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 che la stava per fare. Vai, okay. Vai, mezzo, mezzo. Ok. Ferma, verde. No, no, mezzo. Dietro. No, no, di là. Vai indietro, sacca. Bravo, andate. Occhio, occhio a non panicare. Predati. Il boss quando è stunnato così prende il 100% di danno in più, quindi in questo caso bisogna acquistare il carciofone. Ok, via da davanti. Ottimo.
add, tutti sugli add. Vi ricordo che possono essere stunnati, rimbalzati, uccisi. Via dalle ragnatele. Via dal frontale. Pronti che fa la carica, quindi state pronti. Vai. Vieni, Saka. Stella, Stella, vieni di qua, l'altro sta fermo. Cazzo. L'ho perso di vista. Ah. Picchiate il boss. Come scende bene con questo qua? Gali, ti ricorderemo nelle nostre preghiere. Credate. Ok, intermissione. Guardate la prima, il primo frontale che fa, avvicinatevi. E poi dovete attraversare quando esplode. Non state sopra il primo perché non si sciolge. Primi frontali, vicini, poi pronti a entrare. Dentro. Ottimo error, bravo. Dai che sta posando. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, posata. Attenzione che siamo in fase 2. Andiamo avanti. Abini, priorità. Via da davanti, bello lo stun col totem, bravo. Frontale da evitare. Occhio, ottimo anche il grip. Ok, via da correre, via, 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 via. Ok, purtroppo come avete visto questa l'ha fatta al centro, quindi è un po' fuorviante. Potevi uscire un boss? Allora, Smi, Magnus, Eldier, vai vicino al boss. No, forse c'eravamo troppi. Io forse ho fatto il nastro troppo presto. Questi talenti non mi trovo. Ah, però l'ha passata la fase, o ci ha shotato. Ecco, questo grip. Se avete la weak aura, vi dice anche a chi siete grippati. In alto verso. Sono gli addini da fare. Via dal frontale. Crash io. Adesso Magnus, Carloria e Viterina hanno il buff, gli altri si spostino, andate sotto il boss. Giustamente non ci sono più, vabbè. Dai, va bene, molto molto bene. Siamo andati più avanti di prima. 40%, prima no, arriviamo a una. Dai, c'è. Scusa qualcuno, Beppe? Scusa qualcuno, Beppe? Bravo, Beppe. Scusate una cosa, sul tank abbiamo visto che mette su spesso Dardo del Vuoto come debuff. Io un po' l'ho dispellato, ma però lo vedevo quasi sempre sticcato su. Penso sia da dispellare quello, no? Dardo del Vuoto? Dardo del Vuoto si chiama. Una... io lo avevo sempre... sempre... resto la metà dell'incontro. Confermi... Sì, poi in fase 1 spamma anche un poison sui due tank, quella gocciolina verde, quella dispellabile. Ah, dardo di veleno. Ah, ok. No, quello dardo di veleno, in fase 1 si può. Io dardo del vuoto che è un magic.
Sì, è quello bluastro che c'era alla fine. Quello di dispellare. Penso che gli faccia danno. Non penso sì, che penso che sia da dispellare quello, sì. Ti giuro che non lo trovo, però sì, sì mi fido. Lo vedevo su. No, è no, tipo no, un laserino blu come icona, un mezzo laserino strano. Sì. Sì, dispella, se vedi da dispellare, dispella. Mettiamo quella del satio. No, l'unica cosa da non dispellare prima del tempo sono sì. I tre, quelle cose lì che avete visto con le vespine, insomma. Adesso sto andando a cercare come si chiama esattamente l'altra, così la metto. Ma no, mettiamo satio esatto. Tutte e due, uno su uno, uno sull'altra. Tanto sono due boss. Se voglio vedere un attimo questo qua. E Void Bolt o qualcosa del genere si chiamava? Oxin? Com'è che si chiamava l'abilità che hai detto? Sì, Dardo, cosa che ho detto? Dardo? Sì, sì, Dardo del vuoto. C'è Petto Juice che ne ha dispellato uno. Okay. Eccolo qua, sì. Quello va dispellato. Sì, 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 sì. Sì, un danno, adesso non so quanto non ti facevo, io lo dispellavo. Un milione e quattro istantaneamente, un milione ogni tre secondi. Per sì, sì, beh, ma sui tank sono sempre da... su scala, che... sì, ok. Sì. Così no, comunque sì, sì, è meglio meno danni ci sono, meglio è. Aspetta, metto sciame pungente. Sciame pungente, lo metto dentro nelle... Comunque cerchiamo, cioè, secondo me è meglio abituarsi a farlo bene subito, quando si poi ci arrivi in HC. Sì, automatico. Assolutamente d'accordo. Anche perché questo in HC sarà veramente... un bel fight, di sì. Sì, già, dal quinto un po' è bello duro. Io l'unica cosa che ho visto in alcuni video che per la questione dei dispel dicevano che il mass dispel è comodo ma è molto complicato da fare, li facevano uno alla volta, chiamavano una persona, un tizio dispellava, chiamavano l'altra persona dispellava, chiamavano la terza persona dispellavano, così non c'era neanche il rischio che c'era qualcuno vicino perché il povero Cristo andava esattamente sotto la tipa. Poi è indifferente in realtà. Sì, si può fare così. Allora, adesso c'è andata di sfiga perché eravamo tutti sotto praticamente al boss. Invece, in fase 2 dobbiamo ricordarci di tenere il gigante lontano e stare tutti di lato. In modo tale che quando la tipa si teletrasporta c'è solo lei al centro e i tre tizi che vanno lì. Poi, se vogliamo farlo col mass dispel, lo facciamo col mass dispel. Altrimenti, se volete fare con K uno alla volta, si può anche fare uno alla volta. Se sono tutti vicini si può tranquillamente fare, se è lo stesso momento tutti vicini ma dispel non è un problema, ma vediamo come ci mettiamo, perché se arriva uno dopo arriva l'altro, poi arriva quell'altro, penso che c'è anche il rischio che vada in giro su un po' su tutti. Adesso provo a chiamare in anticipo quelli che hanno il debuff e gli altri devono andare via ovviamente, se no noi dovremmo stare in fase 2 dobbiamo cercare di tenere il centro vuoto. Adesso abbiamo sbagliato perché anche noi tank l'abbiamo tankato lì in mezzo per condividere il danno, ma non va bene. Adesso lasceremo il centro libero. Comunque, fase 1, molto bene. Occhio, chi c'ha le ragnatele, guardate sempre il vostro compagno dove avete marchi sulla testa apposta. Aspetta che è sparito quello di Sarka, si vede che il quadrato lo usa. Ribaffate. Dov'è Sarka? Quindi adesso tenete i boss separati? No, li teniamo sempre uniti, ma in fase 2 tanchiamo il gigante lontano dal centro. Quindi cercheremo sempre di fare, se dove possibile, di metterli vicino in modo da fare cleave, però se non è possibile teniamo un attimo... lontano il gigante in modo tale che tutto il gruppo comunque come bersaglio principale usa lui e quindi siamo tutti raggruppati da una parte e soltanto i tre che devono andare a dispellarsi vanno al centro insieme alla tizia. Usa Skull Cross e Square, ok, grazie. Quindi a lui, visto che il quadrato lo usa, gli diamo la luna. Ha detto che non lo usa, gli diamo la luna, ok. Via, proviamo. No, ho sbagliato, volevo fare l'appello. No, l'appello l'avevo già fatto, quindi va bene questo. È partito un CD, così, le alette così sono partite.
Perché ho sbagliato a cominciare, porca di quella troia. A lette precoci, eh. Qui spredate un po'. Ok, occhio agli add. Vai con la priorità sugli add. Schivare le cose bianche. Arriva l'impalamento, via da davanti. Ok, chi deve andare dentro le coppie, pucci in coppia. Prendete la ragnatela che a breve qualcosa. Non dovete prendervi il frontale, dovete stare in mezzo. Blinca se riesci, blinca sacca. Bravo, perfetto. Via dal via dalla traiettoria tutti gli altri. Perfetto, picchiate il gigantone che piglia danno, il momento di far danno. Poi spread. Ok, lo riportiamo vicino e si riparte. Bravi così. Quindi adesso di nuovo. Ritanto. Tiro. Arrivano gli insetti. Vai priorità sugli hard. Possono stunnare, ricordatevelo. Via dalle bombe. Pronti i gruppi dopo lo spread. Vai, pucciatevi e prendete le cose. Oh, yes. Vai, blinca, blinca, sacca, blinca. Bravissimo. Bravi. Top. Danno sul tizio ancora. Adesso passa di fase. Adesso ti tiriamo su, Yosef, aspetta un attimo. Fred. Ok, pronti che fase 2. Ok, urla Eldir. Okay. Urla Valterra. Fogone, vai rewind. Perfetto ragazzi, un attimo così, continuiamo. Adesso via dal centro, stiamo tutti su Anubra Ashley, quello lì. Tanto la tipa non si può tankare. Add. Via da davanti. Di tanto. Via dal frontale della tipa. Via, via da sotto, scappate. Ottimo. Via dal centro. Smiorga, Carloria, Eldia. Sì. Gli altri via dal centro. Il triangolo verso il boss. Più vicini. Vai col mass. Top. Via da davanti. Sì, la tipa prende il 100% in più quando fa così, quindi potete approfittare per testare. Un'idea down, abbiamo il resto 15 secondi, cosa facciamo? Aspetta, aspetta, via, pronti a correre, via, 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 via. Ok, fate gli add. Prova via, su, scusate. Tira sul petto, tira sul petto. Tutti raggruppati sotto lo scarabeo. Oia, oia, dove sei? Ecco. Via dal frontale. E Helier di Artemisia, Benedetta, triangolo sotto il bordo. No, il Mastispel l'ho usato prima anch'io per sbaglio. Anch'io.
Fate singoli. Grande, bravo. Vado, San Gloria. Benedetta re. Siamo stati lenti. Va bene. Nessun problema, ragazzi. Va benissimo così. Scusate, non ho capito perché sono morto. Qui, no problem. Allora, io volendo questa fase posso autodispellarmi il primo, non è un problema, con la razzella posso togliermelo. Facciamo la meccanica col mass dispel, poi nel caso in emergenza si subentra, perché quindi quando mette... vorrei che in eroico poi la faremo così. Quindi quando mette quel debuff e leva al centro tocca andare tutti e tre là sotto, mass dispel si stunna, se no ci sciotta. Esatto. Okay. Esattamente. Al primo giro perfetto. Posso chiedere una cosa? Ascolta, con gli addini, per favore, chi viene focussato può venire in melee? Perché se no in melee dobbiamo correre in giro e il danno sul boss scala tantissimo. Sì, quello... sì, conviene così. Vero. Se avete gli occhietti, correte sotto lo scarabeo grosso. Quindi... è facile stunnarli se sono tutti... esatto. Quindi non vi preoccupate, gli addini non è che vi uccidono appena vi toccano. Fanno danno, però... importante che poi se li portate sotto li riusciamo a stonnare, li riusciamo a picchiare più forte e muoiono prima. Vabbè, l'unica differenza è nel caso chi ha le ragnatele, c'ha l'addino addosso e deve intercettare il boss, allora lì c'è un altro discorso. Però in linea di massima portateli sotto il boss. Va bene, quanto eravamo? 37 fase 2 dopo Robles. 5 minuti. 5 minuti, quindi mancavano ancora 30 secondi alla fase 3. Ok, perfetto. Bene. Chi è? Io. Ciao. Uè, Shaga, sei tu? Ti si riconosceva neanche dalla voce. Sembravi una ragazza. Come stai? Devi guardare il riflesso, non devi sentire la voce. Si è sentito l'alcol da prima. Hanno fatto bere, bastardo. Ti hanno fatto abuso di alcol. Secondo me dentro il bicchiere. Prima di salire sopra mi hanno fatto via due sambuca. Secondo me nella sambuca te l'ho messo anche la droga dello stupro. Ne ha approfittato tua sorella. Il Ruffin. Potete tumorare cortesemente. Sicuramente. Grazie. No, non lo fate. Stiamo facendo quello di... Però stai calmo, Rosa. Te lo ricordi? Morto, ragazzi. Gli ha fatto una domanda difficile. Non lo ricordo, non lo ricordo. Ok, è quello. Devo fare le... No. Tranquillo. Guarda, se eri in uno stato sobrio te l'avrei fatto fare, ma così già i boss sono due, adesso ne vedi già quattro, quindi non è no, non penso di essere più performante in questo stato. Guarda, è il tuo momento per brillare in DPS. Lo so, quello sono io. L'unica cosa, se c'hai l'addino, corri, portacelo sotto il boss scarabeo. Magnus, è arrivato adesso? L'addino lo blocco, lo frizzo per terra. No, lo porti sotto al boss, poi lo frizzi per terra. Sotto al boss? Ok. Sì. Sarà fatto. La priorità è raggrupparli sotto ad Anubarak, lì, quello lì. Che Magnus, non ci arriviamo? Dov'è? Okay. È morto. Che voce spara, siamo stati. Ho anche mangiato tanto. Questo sei stato a mangiare polenta uncia, ci credo. Come hai fatto a morire là in fondo? Ce l'ha ancora pendente, dice. Solo che non lo accetta. Sarà crashato allora. Ma chi? Magnus. Buon magno. Si possono scrivere parolacce nei Wisp. Se hai la... hai messo il linguaggio cosa là. Sei una persona grande. L'opzione. Quindi Cosmin non ci si può parlare. No, basta che la togli, poi devi tutto quello che vuoi. E puoi insultarlo a piacere, come faccio io. Tutto...
Dove sta? Ma per prima chiamarlo direttamente mi ho dice a voce. A più soddisfazione. Grazie. Sotto sociale, giusto? Il fatto. Preso. Ciao. Allora, quindi rapido recap, quando il boss viene trappolato, di base teniamo sempre il DPS su Anubarshan lì e facciamo clear sulla tipa. L'unico momento in cui vi girate sulla tipa è dopo che viene stunnata, che ci sono i tre dispel, che prende il 100 più 100 di danni in più, lì per quei 10 secondi pestate a lei e poi tornate sul tipo. Via, facciamo una spalla. Verismo al pool. Sì, facciamo il pool, dai. Tanto... Ma ci conviene tirarlo sullo scudo? È che ti muovi sullo scudo. Se non c'è problema. Lo luce di casta, fine... se lo metti sullo scudo. È più da far fuori in fretta, ma... No, possiamo posponarlo al primo sgambetto, così Anubarak prende il 100 in più. Ma tanto dura tipo 4 però, sì, infatti, 10 secondi, non so. No, facciamolo a pull, dai, che così tornano tutti i CD. Lasca, ma il mass lo chiami tu o lo facciamo dopo qualche allora, secondo? Allora, il primo mass lo fa Petro, il secondo Oxin, e cerco di chiamarlo io appena vedo tutti e tre dentro. Però dateci un occhio anche voi quando tocca sì, voi. Sì, perché da laggiù un po' giro Lilda, il marchio, Fugone, quello della rapidità, per favore. E possiamo andare. Tutti pronti? Via. 5 4 3 2 1 I will have your stuff. Ok, adesso arrivano gli altri pronti a venire sotto. Sugli altri. Ci spostiamo un pelino in modo tale che non accettiamo questa cosa. Via dal frontale. Dai. Pronti chi deve fare il giochetto dell'intrappolamento. Tutti gli altri via. Bene così, via, perfetto, bravissimi. Vai su Anub. Pesta. Bene. Un attimo così. Via da frontale. Yogrin chiamano ogni tanto perché tutte queste cose non lo perdo. Adini tutti sotto, pronti alla UE. Bombe, schivare le bombe. Priorità Adini ragazzi. Predate. Pronti chi deve fare lo sgambetto. Dentro, vieni sacca. Sì. Via dal coso. Non ce l'abbiamo. Urla dal terra. Urca. Io ti ho perso di vista. Vai, prendi l'agro. No, aspetta che wipe. Siete wipe. Adesso un healer non rilasciate. Non accettare, Vittorino. Morite. Eravamo entrati i Galil, ma la ragnatela ti ha presa Mark e i Galil. Probabilmente sì. Col Chronic viene per caso? Fa comunque un 130-140k di danno, la ragnatela. E qualcuno ha l'incudine per caso? E occhio che lì la spawn al boss Viperina. Ok, grazie.
lato opposto. Ok, lì va bene. Qua va bene. Sì, ci abbiamo l'incudine per riparare, sì, sì. Gli autohammer dovrei averceli anch'io, esatto. Ma ci sono anche in banca, Oh, ma tu guarda. Sì. E mentre io vedo se spostano leggermente, mi permetti di summonare la cosa? No, è comunque interno. Vabbè. Non so se funziona perché sono quelli vecchi, ma immagino di sì. Sì, dovrebbero funzionare. Grazie. Sta qui, se dovete, anzi, se ti... riparate tutti. Se ti ammazza di charge mi sa che non paghi repair. 10? E boh, 89 gold. È solo 89 gold, mi sembra poco. Meglio. Ma noi fabbrici ci aggiustiamo da soli alla faccia vostra. C'è bugazz. Senza spendere niente. Approfittiamo del bug finché si può. Allora, cos'è successo adesso? È morto un portatore di... Siamo morti, penso, in due. Allora, io e Saka non eravamo nella stessa, l'ho presa con Galil, ma io poi sono esploso di ragnatela. Ho preso una botta da un milionate. La ragnatela fa danno, quindi ricordatevi un cicinino di CD, se ce l'avete, è il momento quello di usarlo. Vai, sì, riproviamo. Faccio circa 150k ogni mezzo secondo, quindi... un po' la si sente. Tutti pronti? Tutti pronti. L'IPS è andato molto bene. Più veloci a portare gli addini sotto, se riuscite. State sempre raggruppati, se state vicini al boss già di default. A parte che ci sono i cerchi verdi da spreadare. Arriva gli sciame, raggruppatevi pure. Bravo, sì. Via dal frontale. Bravissimi con il grip. Vai a fare le ragnatele, ragazzi. Qua Saka, vieni. Bravissimo, ci siamo. Allora io. Via dalla traiettoria gli altri. E vai, tutti su un baracchio. Questa testa, spredate un po', attenzione. Ok. Spaccala adesso, va. Ok, portate così. Via dal frontale. Raggruppati che arrivano d'alto. Ad è pronti a spreadarsi. Ok, spreadatevi e poi fate la pucciatina che deve. Via la frontale, vieni Saka. Base difensivo, via dal raggio, tranne chi deve fare. No, sono morto. Niente, grazie agli altri, il backup è stato perfetto. È stato. Ho ripreso. Adesso tutiamo su, Sarka, tanto. Predate. Ok. Fase intermezzo. Occhio da. Aspetta che spazio sti cose, se no ci rimaniamo attaccati. Vai con un urlo, Elvia. Più state sotto, più è facile evitarlo. Io proprio basso di vita qua. No?
questa fase, Fiodrin, io e te dobbiamo spaccare questi bulbi di ragnatela. Mi togliamo la stanza. Guarda lì. Ok. Via dal centro, ci raggruppiamo sotto il gigantone. Addini. Giù con gli addini. Via da frontale. Dai, porco mio. Via, via, correre fuori. Ok. Ci sono in tre da rispo. Va a terra, smiotto che marchio, andate sotto. Via gli altri. Sotto bene, sotto bene. Vai con l'ultimo. Prendi l'agro quando puoi. No. Qualcuno non era sotto, ragazzi. Mannus. Mannus non eri sotto. Controllando se erano loro tre. Richiamo dallo sciame, teletrasporto. No, non lo vedo. Ok, questo era stato fatto giusto. Dobbiamo rest? Fai un rest in volo se riesci. Dovremmo ricordare, adesso mi ricordo la Soul Stone magari, che è meglio. Questo è l'intermezzo della fase 3 comunque. Vabbè, durato troppo poco. Sì, una Soulstone è... Adesso la metto. Cento. Allora, DPS ne abbiamo anche per quasi skippare la fase 3, ragazzi. Ok. Se riusciamo ad essere tutti vivi, ottimizzare. Sì, sì, sì. Però purtroppo me qua li riesco a vedere all'ultimo quando... Ma non va in testa la gente qualcosa che dice che ce l'hai? Ti diventa tutta la schermata tipo ragnatelosa. Allora se uno lo sa magari può anche portarsi, no, da solo. Si può fare anche la wake aura enorme, eh? Sì, ma io li vedo dalla wake aura, non so se... Vabbè, ma tanto ti diventa tipo c'hai una ragnatela addosso, uno sciame di gente, di insetti addosso, e lo schermo ti diventa tutto contornato di una ragnatela enorme, bianca e pulsa. Cioè, se non puoi non sbagliare, cioè, pensare, no, dici c'è qualcosa che non quadra. Ma qua perché c'è vedo qualcosa... qua è perché bisogna dispellare entro 14 secondi, dopo scade da solo. Era l'omografia quella. Ma ci dà un bonus? Io avevo questo debuff addosso per caso. No, tu no, non mi sembra. No, perché io vedo, sento, fanno tutte cose strane, sto vedendo, quindi non so se... Preso gli occhi. Quello è il vino. Quella è la sambuca, Shaka. È possibile che sia stata la sambuca. Shaka, ma non ti viene un po' da... Sambuca, Sì, la sambuca mi sta venendo la nausea. Non ti senti un po'... Sai quando... ti viene su proprio il conato. Sì, mi sta venendo, infatti. Non ci penso. Proprio quando senti un po' che sei un po' sudaticcio, ecco. No? Che ti viene il calore, la gola che brucia, senti dallo stomaco.
Sì, ma solo con la sambuca massari del Lidl, però, quella, quella veramente. E poi, poi ti ricordi il sapore della sambuca, proprio quella, quel sapore forte. Io, dopo, che ti entra io, quasi nel... io la sambuca non la bevo da 4 anni, perché dopo una sambuca e prima altri 1000 alcolici sono dovuto andare al CERT. Allora, dilla tutta, dopo una sambuca e cos'altro? No, quella sera avevo bevuto poco, però mi hanno beccato e patente, via, CERT, ciao. Madonna. Ancora? Quante volte ci era vuoi? Meglio un'esperienza di premorte. No, CERT 2 volte mi ha mandato. Solo 2? Ah, okay. Solo 2. Quindi è come fare una plus con i russi praticamente, questa cosa. Esatto. Siberiani. Prova a vedere gli amici russi, cosa hanno fatto di male. Allora... Sacca, ti mangio un bel kebab che ti asciuga. No, non sì. mangio niente. Comunque mi dicevo, il metodo migliore è fare respiri lunghi e profondi e velocemente. Cioè, hai capito? Hai capito? Così. Dai, facciamo sto giù. Buttiamolo giù che mi devi droppare però. Che mi devi droppare il trinket. Facciamolo per Shaka, dai. Dai, esatto. Concentrati. Raggruppatevi un po', arrivano gli ad, priorità agli ad, via dalle ragnatele, venite sugli ad, okay. Gli ad. Adesso il gruppo che deve fare la ragnatela può andare a fare la ragnatela. Petto, siamo finiti io e te, non mi chiedere perché. Non lo so. Intercettate, gli altri lontani, c'è la stella il verde, gli altri via. Pronti sono... No. Marco, stavo verde. Di là, c'è un motivo. Non devi passare, solo... detto stella verde, gli altri via, tu sei via. Non devi passare. Aspetto i lastoni in teoria. Allora, attenzione, portiamo i vicini, raggruppatevi sotto il boss, via da frontale. Gabbini, tutti sotto, facciamo i gabbini. Ok, via dalle ragnatele. Finite gli addini. Il gruppo ragnatele, fate le ragnatele. Via dal frontale. Chaka, vai a fare con Stark la ragnatela. No, non serve, non serve. Via da... ci pensano loro due. Via gli altri. Perfetto. Danno solo Mubarak. Mubarak. Baracco sì, è lui. Beh. Prendi il taunt quando riesci. Però, ok, puliamo la stanza, che adesso passa la fase. Spredati. Ok, un cerchio vicino al boss. Pronti. Builda, fai un roar incoraggiante. Ok. Via. Un map magic, un difensivo. La terra urla. Ma va. Va bene, bravi, concentrati. Ok, danno che fase. Ok, fasato, occhio. Spostiamolo dal centro. Tutti raggruppati sotto il boss. Venite, venite sotto Anubarak. Tutti sotto, facciamo il gambo. Io da frontale. C'è un addino a cazzo. Via dal frontale. Ok, bene così. Via dal vortice, pronti a correre, via. Ping.
Valterra, Ludo, Carloria, pronti ad andare sotto. Quando si teletrasporta adesso sotto, via gli altri. Mass Dispel. Un altro su Valterra, bravissimo. Ok, danno sulla tizia. State proprio più vicini che potete al boss in quella fase. Ok. Adesso tiriamo su Foxy. Fra 20 secondi. Addini, tutti sotto. Danno sugli addini. Pronti che grippa, pronti a scappare. Via. Spazzate le funi, non ci servono in questa fase. Via da sotto, pronti che fa il dispel. Andate su Vanguard. Prendi l'altro quando puoi. Sì, ce l'ho. Temisa, Carloria, Valterra. Pronti a andare sotto. E passando. Vai col dispel. Dispellatevi, dispellatevi. Bravissimo. Okay. Hai perso l'agro, riprendilo. Andiamo sull'attiva. Perfetto, così. Via da davanti. Fa forse gli addini in ultima fase. State pronti. No, interfase. Ok, qui c'è l'interfase. Quindi il balletto e schivare fare danno a tutto. Quindi tutto quello che vedete marrone è brutto. Usate gli sprint qua, velocità di movimento, gli spuntonati sono da liberare. Ok, bravissima Oia, vai così, pesta, pesta, pesta. Occhio, occhio. Dai che è andato, ancora qualche colpo. Lo stordito. Sì. Sappiamo. Dai che è andato. Andato. Ok. Adesso c'è tutto insieme, ragazzi. Quindi Gali e Iose, quando vi grippa dovete correre insieme per poter intrappolare quel tipo. Sì. Teniamo di backup qualcun altro. Questo è qua che è meglio giocare l'era. Non è che è la fase di ore. Ok. Via da frontale. Arrivano gli insetti, state vicini. Vortice di ragnatele, attenzione, via, corre, corre, via, 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 via. Prendi l'agro quando puoi. Ce l'ho. Chi è che c'ha la ragnatele? Qualcuno c'è rimasto con la ragnatele? Urla Valterra. Difensivi personali, state in vita, reggete. Più vita. Masso. Sì, vai sotto Ludo Magno, bravissimo. Fatto. Andato. Vai sulla tipa, picchiate la tipa che è morto, picchiate la tipa che è morto. E boom! Yeah. Madonna! Giù in quella fase lì meccanica potevano mettere ancora un paio, hai ragione. In quella fase lì è impossibile disegnare due per la ragnatela. Sì, no, lì bisogna che quando si scappa fuori un po' a coppiette e qualche coppia stia, perché lo mette su tutti praticamente. Mm-hmm. Quindi sì. Poi nel panico uno scappa in direzione casuale, quindi ci sta, per carità. Comunque ho visto che alla fine con un urlo i difensivi personali si può anche reggere. Sì, moriamo, sì. Andata abbastanza bene, dai. Bravi. Parecchio complicato sto coso. Sì. Questo è quello dopo, sono i più complicati. Poi
tutta discesa. E quello dopo dovrebbe essere meno di questo, però. Sì, sì, forse è più... quello oh, dopo due anelli, ragazzi. Devo guardarlo io. Come due anelli? Sì, per la quest. Ah, ok. Allora, collo. Allora, Artemisia, Artemisia vuole il token. Quello dopo hai tra i lunghi, tipo come Keltas ai vecchi tempi, 40 minuti. Minchia, no, veramente no. Che devi ammazzare quel, picchiarlo un po', poi vai su ancora, poi picchi sì, lui. Sì. Ce n'è. 10 minuti buoni, no? Allora, poi collo, versatility. Quanta versatility, perbacco. Minchia, non vinco un cazzo io. In bagno. Beh, esagerato quella razza che dà. Sarka arriva e piglia il bastone. Bravo Sarka. Oh, questa è da tank. Ma il pezzo, la testa del set esce per forza col socket. Ho avuto culo. Forse culo. È culo. Penso di sì, penso. Lo vorresti? Quanto lo vuoi questo trinket? Dai, tira quel 100, Aska. Quanto lo vuoi? Cosa sei disposto a fare per questo trinket? Io tra l'altro neanche con 96 vinco. Trollare che... l'ultima boss fight. 86. È troppo poco. Oh, vediamo andare... cosa faccio. Bonus, ragazzi. L'indice di maestria aumentato. Te l'ho detto, bisogna rollare. Bisogna rollare con la pagina o armory di Turambara aperta. Sì. Ma io perché ho beccato il trinket? Perché? Già di Turambara. Perché c'ha culo. Ho beccato il trinket. È un bind to warband lì su quelle cagate. Ah. Oh. Yeah. Aska, non te l'ha neanche tirato per il trinket? No, cazzo. Te lo lascio. Vai tranquillo. Però, cioè... dai, te lo lascio e poi mi fai ste figure. Allora ci avevo il fiero addosso. Ridammelo. Non è colpa mia se c'avevo il fiero. C'è un paladino, ti bolli. L'avevo già fatto. Me l'avevano già lanciato, me l'ho già bollato. Dato che. Questo qua anche a voi. Cioè, mi è arrivato questo ed era nel roll. Ma l'ho lasciato. Grande. Cioè, si è duplicato. Ma quello è un warband, Charlie, è roba... arriva bonus. Così. Ah. Sì. Okay. Però è veteran, non è champion. Cioè sì, infatti è come se fosse delle mitiche zero, quello lì. È un segnale, devi fare il tank. Perché è morto qua, Fogoni? Perché è caduto fuori dal... è caduto fuori, ha cercato di salvarsi, ma non ce l'ha. Oh, che bello, siamo all'ultimo boss. Allora, ragazzi. Spiegazione super mega lunga. Dunque. Pipiri pipiri pipi. Allora, il combattimento si svolge prima su questa piattaforma, poi come vedete alle vostre spalle ci sono altre piattaforme tutto intorno. Una è qui, una è qui e poi una è qui. E la stessa cosa, ce n'è un'altra qui, un'altra qui e un'altra qui. Questo è perché noi faremo tre fasi divise dove praticamente andremo su queste piattaforme. Come ci si arriva? Adesso ci arriviamo. Allora, prima cosa, la fase 1. Quindi, la fase 1 è qua, dove siamo adesso. La tankeremo sul bordo, in modo tale da avere lo spiazzo centrale pulito. E di tanto in tanto ci saranno delle persone che avranno... Allora, qui è un casino spiegarvi la voce. Facciamo una cosa. Vi streammo il Mythic Trap e guardate da lì più o meno com'è, così in modo che vi fate un'idea delle immagini, perché sennò... Giusto, sennò anche... Lei è un casotto. Perché c'è anche il gioco di salta la corda.
Allora, è la pagina giusta? Speriamo, perché se no partono le querelle qua. Allora, ok. Lo vedete? Sì, un po' sgranato, ma sì. Spero che lo vediate. Eh sì, la versione dei poveri, cioè io. Allora, questo è uno. L'abilità principale è questa. Praticamente lei mette una pozza, ok? Su un giocatore. Il giocatore dopo 3 secondi esplode e viene sbalzato in avanti e lascia giù una specie di pozza. È un cerchio con all'interno una melma che sembra una bombetta. Se si passa su questa bombetta, la bombetta esplode e ci sbalza in giro. Quindi questa bomba deve essere lasciata in maniera intelligente perché dopo ci servirà in questa fase qua. La tizia a un certo punto fa una nova. La vedete, parte da lei ed è un anello verde con all'interno un buco, è una ciambella che si espande. Se venite toccati da questa ciambella, morite. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna fare come hanno fatto loro. Ci si raggruppa sul bordo. Adesso qua, aspetta che ve lo riduco perché c'è la scritta davanti, magari non si vede bene. Si raggruppa sul bordo un tizio, che adesso designiamo, fa scoppiare la bomba al momento giusto, tutto il raid sbalza e fa il salto dalla corda. Ok? Quindi posizionatevi in posizione corretta per essere al centro quando venite sbalzati. La bomba sbalza in traiettoria radiale. Quindi se siete sul bordo esterno finite di sotto. Quindi dobbiamo essere coordinati a fare questo. Questa è la parte più importante perché è la meccanica che bisogna saltare. Avete vista tutti? Ok. Se vedete male, ragazzi, potete sempre andare su Midi Trap e fate da autonomi. Poi c'è il Toxic Waste, semplicemente sono delle ondatine verdi da evitare, niente di speciale, semplicemente ci si sposta. Le bombe, ok, questo è come il penultimo di Firalak, il tizio lì, il maggiordomo, che ci si raggruppava tutti vicini perché poi spuntavano le radici e bisognava fare AoE per distruggere le radici. Quindi qua ci faremo il vicino, ma non troppo, ognuno vicino a cerchi olimpici, in modo tale non uno sopra l'altro perché quando spaltano fuori fanno danno. Facciamo AoE di radici, ci liberiamo e saltiamo fuori. Dopodiché. Il freedom e il cambio mutaforma del druido funzionano o non c'entra niente qua? Scopriremo vivendo. Usanti Non ne ho rotabilities, idea, forse c'è sì, perché sono dei root. scritto. Sì, c'è scritto in fondo Quindi evidenziato. Ok. probabilmente sono come le radici che se usi Land of Freedom funziona. Quindi Ovviamente noi si quattro ingegge paladini anche possiamo il usare il coso. talento di libertà smodata, così liberiamo già 8 persone in un colpo solo. Poi, Oh, scusate. quest'altra abilità. Oh, che è successo? Ritirata. No, però mi sa che. Esatto. Un'altra abilità è questa qui delle strisciate che lascia a terra. Semplicemente trovate uno spazio libero dove non c'è lo schifo, è tutto a posto. Qui è soltanto da evitare. Questa abilità invece è del tank. Di tanto in tanto picchia sul tank. Il tank prende il debuff e incomincia a vomitare come fra poco fa la sciaca. Quindi bisogna stare attenti alle pozze che vengono lasciate a terra perché fanno un botto di danno. Dopo che tipo quando te lo taunti te lo chiti un attimo indietro di un qualche passo in modo tale da pulire la zona. Dobbiamo sempre cercare di tankarla sul bordo e lasciare pulito l'interno. Basta. Fit, la fist, l'healing assorb e poi danno del veleno è solo per gli healer che devono curare di più. Dopo 2 minuti e mezzo c'è la fase intermezza, che è questa qua, che praticamente lei va al centro,
Ed è per questo che dobbiamo lasciare pulito il centro. Qua però si è blaggato tutto. Lei si scuda e grippa tutti vicini. Però attenzione che i grip non vengono fatti a ripetizione. Le fa ogni tanto. Adesso non so bene quanto tempo ci mette a farli. Comunque funziona così. Anche melee, come vedete dall'immagine, possono star sotto a pestare, però quando è il momento devono correre via, altrimenti se vengono presi, se li mangia. Quindi credo che sia un one shot la meccanica. Quindi dovete tenere almeno la distanza, se lei è al centro, è oltre questo perimetro qui, dove lei praticamente il quadrato sarebbe posizione safety. Oltre a questo ci sono sempre le ondate di veleno che paralizzano se vi tocca, quindi evitatele. Questa fase bisogna fare danno a lei perché c'è lo scudo, bisogna romperlo. Tratti soltanto io. Possiamo andare avanti. Poi fase 2. Questa è la fase degli add. Una volta che lei sparisce, si escono fuori degli add. No, è perché purtroppo con tutto sto coso aperto. Aspetta, che provo a chiudere. Asca, io. Magari aspetta. C'è meno latenza. Dicevo, escono degli add. Dovremmo. Sì, ma viene più casinato, anche perché te sei un briaco, ora che mi passi i collegamenti. Ciao. Escono due add, semplicemente li porteremo sul bordo e chi ha fatto da Tea si ricorda che uccidevamo l'addone per venire sbalzati, per andare sulle piattaforme. Più o meno è la stessa identica meccanica. Già fatto? Sì. Vediamo la tua? Vai. Vediamo la tua, dai. Passate a Shaq, dai ragazzi, un secondo solo che tanto abbiamo quasi finito. Allora chiudiamo la live. Stop streaming. Allora, quello lì, quello sotto, scendi. Ok, questo. Clicca su questo. Questo qui è l'add. Praticamente, come vedete, una volta che è morto dovete mettervi in traiettoria con la piattaforma dove dovete essere sbalzati. Avete visto? Quindi un gruppo, adesso li divideremo, un gruppo sarà su una piattaforma e l'altro dall'altra parte, come vedete è dall'altra parte a nord, e venite sbalzati sulla piattaforma dove dovete atterrare. Questa è importante che siate in traiettoria come per la bomba di prima per saltare dentro, perché se siete messi male questo radialmente vi sbalza dalla parte sbagliata e finite di sotto e morite. Quindi ci raggruppiamo frontalmente all'add, quando muore sbalza e se siete posizionati correttamente atterrate perfettamente sulla piattaforma. Scendi di uno. Gli add sopra la piattaforma fanno una meccanica che è un frontale come quello che vedete nel video, semplicemente ci si sposta, perché se lo prendete vi fa danno, vi butta anche di sotto, quindi evitatelo a tutti i costi. L'add si teletrasporta di tanto in tanto, quindi state attenti a dove è posizionato. Scende ancora. Poi c'è l'altro add che invece butta fuori queste pozze di schifio viola. Semplicemente sono da evitare, non c'è niente di particolare. Noi tank li dobbiamo tankare e tutto qua. Giù di uno. Ok, queste sono le solite ragnatele che lei continuerà a fare di tanto in tanto. Questo è come il ragnone sempre del Volto Incarnation. Quando vedete che vi grippa, voi correte sul bordo opposto in modo tale che quando arriva la tirata non venite di sotto. Cercate sempre di stare in posizione corretta. Poi si scende giù, quando sono morti gli addini si apre il ponte, ci sono gli addini da fare giù di AOE, li tankeranno i tank. Fate partire tank prima, date un secondo perché se fanno danno dot che si somma, quindi se lo prende un melee tutto quanto mi sa che non lo regge. Quindi io e Tese andremo lì e tankeremo giù di AOE e poi arriviamo all'add importante. Questo add è l'ultimo. Ha uno scudo, non c'ha niente di vita, però c'ha uno scudo enorme. E se finisce il cast è wipe.
quindi una volta che arriviamo sopra bisogna pestarlo a cannone, come vedete qua portano anche gli addini lì, quindi noi faremo lo stesso, portiamo tutto lì, add principale quello grosso, cleave sugli addini, ignorate il resto e pestate più forte che potete. Non c'è altro se non appunto i saltelli da fare fatti bene, e poi una volta lì c'è il passaggio nell'ultima piattaforma che non so come avvenga. Vai giù un attimo, qui sì, no, non, vabbè, in qualche maniera ci ritroviamo su questa piattaforma. Secondo me ci grippa lei. Secondo me ci grippa lei. Può essere, comunque, vabbè. Aspetta, forse c'è scritto: quando un gruppo finisce la piattaforma, inizia la fase 3. Due portali. Ok, quindi ci dovrebbero essere due portali. No, questo è durante la fase, no, non c'è niente. Vabbè, allora, in qualche modo arriviamo lì, come abbiamo detto. Poi vai giù, dove vai? Qui bisogna pestare il boss il più velocemente possibile, e dopodiché ci sono queste, questa è la fase in cui fa 20 secondi di cast e quindi bisogna pestarla di ignoranza pura, come vedete lo dice anche estate basta, e poi c'è questi cerchi viola che droppano dei portali. Ok, questo deve essere come Ximen, vediamo. From the right, drop the power, far apart. Ok, questo è come l'ingegnere di Castelnutria lì, quella roba lì che metteva due portali. Ah, sì. Mettiamo due portali così, uno da una parte e uno dall'altra, perché c'è un motivo, non c'è il motivo, non si sa. Ah, bello il gatto. Quello il gatto di fino adesso. Per questo motivo. Questo qua. È il motivo qua. La stessa meccanica. Come l'ingegnere, praticamente. Quante cose da fare sto Barry, boss. Vabbè, sì, ma porca troia. Sono molte di meno rispetto a quello che abbiamo appena fatto, ragazzi. Sono soltanto da vedere qualche volta, dai. E poi c'è la solita grippata che grippa tutti. Pim pim, pam pam, state spredati. Ah, c'è le palle da schivare. Vai giù. E poi questo, gli addini, spuntano i ragnetti, ok. Move away from Rad to reduce damage. Questo cos'è? Drop spike of the player when the land they deal massive. Viene targetato da qualcuno e bisogna allontanarsi perché fa esplodere. Fa uscire i ragnetti. No. Io penso che sia quel tizio lì con quella ragnatela attorno che sta correndo sotto esattamente il centro del raid lì nel video. Sì, ci sono i tizi che hanno sto ragione qua, si allontanano dal raid. È quello che ho detto io. Quello che hai detto te, sì. Va bene. Dai, vediamolo ragazzi, ci sono un sacco di cose, continuiamo così, andiamo fino a domani, proviamolo e basta, dai. Sennò... Comunque quelle porte importanti sono quelle, via. Anche l'infest bisogna fare la stessa cosa. Penso che questo sia il tank, però. L'infest sono gli addini, quando lasciano giù gli addini, baby spider rush, turn, do their mom. Lo fa sul tank questo però, eh? Sì, il tank corre via, escono gli addini che non devono raggiungere la mamma, quindi va bene così. Proviamolo ragazzi, proviamolo perché tanto a memorizzare tutte queste cose in un colpo solo non è fattibile. Va bene. Io mi sono già dimenticato tutto, non so voi, ma sono grave. Confidavamo in te noi. Io pull e poi dopo torna. Sì, io pull sicuro. Tutti con l'Hero pull. Qua è principalmente anche qua single target, a parte qualche AOE così a spruzzo. Ok, vediamo se mi carica. Sì, mi carica, è già buon segno. Ok, allora qui ci sono troppe luci, facciamo così, pop out, così mi piace di più. Ok. Allora iniziamo qua, dai, proviamo, facciamo un appello. Come la vedo male, che non si sa mai che arriviamo a quella fase lì. Sì, ci rimettiamo.
Ce li mettiamo il potere. Perché c'ho io il potere? Perché ti ho dato fiducia. Potere. Allora. Facciamo così. Pa. Così mi piace. Sì, questo va bene. Beppe lo tengo io. Lusdo lo tieni te. Viperina, healer, ok. No, va bene, dai, così. Allora, gruppo 1, 3 e 5 vengono con me, quadrato. Gruppo 2, 4 e 6 vanno con Horn, stella. Quindi, con me verranno Eldier, Carloria, Benedetta, Smjorgan, Matt Magic, Galliman, Hoya, Petto Juice, Fogone e Lilda. Quelli che ho chiamato vengono con me. Gli altri sono con Horn. E noi partiremo su qua, il quadrato lo metto qua, quindi il gruppo che ho detto quando sarà il momento si raggruppa davanti al quadrato più o meno qua, credo che sia questa la posizione giusta. Ci mettiamo sulla piattaforma e via. Va esatto, bene. Mentre gli altri lo metto, l'ha già messo? Ok, perfetto. Scusa. Oramai sto prendendo la mano. Troppe libertà. Allora, va bene ragazzi, proviamolo. Però Sarka, Shaka, tu sei con loro, però ti metto di qua perché sennò mi si sminchia il bot. Sì. Ma non mi preoccupo, so già che verrai con me. Non ti preoccupare, io devo seguire una persona stella. Ok, allora tutti pronti? Sì, frizzato, no, tutto, sì. Disconnect. Oh, bello, ci sono delle cascate in sequenza. L'influenza di Shaka, sì. E c'è anche un bel enable to reconnect. Ai. Vedo un sacco di gente che sta staccando. Ah, sì. Più uno. Ai. Mi stanno bannando perché ho la skin troppo bella. Sarà quello. Merda, è andata. La mia troppo è andata vecchia, male. Sì. Vado bene. Hanno scoperto la verità. 4 giorni di ban a tutti. La character list non gli piace. Ci sono dei problemi. Sarà esploso Battle.net. Boh. Ci sono i russi che stanno attaccando. Ma è una small indie company. Non c'hanno esperienza di MMO. Questi devono un attimo capire. Vabbè. No, scusa, non log. Ecco, forse ora sì. È un free to play. Cosa pretendete? Dai, giusto. Non era un pay to pay. Non hanno chiesto 40 euro per giocare 4 giorni prima, no? Poi anche un... Fai lo specifico anche tu, dai, su. Una cosa, per favore, si pronuncia Charloria. Charloria. Charlie, se vuoi fare calorie, era bellissimo. No. Caloria funzionava meglio. Caloria più immediata. Vecchio... C'è anche Carlonius che va bene, che è il suo vecchio nome. Charloria è quella H lì che mi frega, capito? Guarda, fregatelo. Carloria. Chiamalo Charlie. Non siamo più in ride, mi sa, o sì? Sì. Stiamo un po' tutti... fare un reload forse. Ah no, ok, qua ci metto un po' a comparire. D'altronde, come si chiama il mio druido? L'Oreal, non però fa niente. Cioè. Vabbè, L'Oreal, scusa. Sì, ma perché tu vali. Dico il nome più bello in Gilda, ce l'ho io. A cartone. Ma chi l'ha deciso che è il più bello? Scusa. È il più bello. Adesso faremo una votazione, ognuno voterà il PG più bello, col nome più bello. Vediamo. Devo citare un prete pelato umano che si chiama Cattone. Solo perché non ho in questa gita l'alt che si è l'alt draghetto. Bah. Che ho chiamato comunque... Alice Hard. Secondo me se comunque vince caloria facilmente. No, se no Gildo il prete che si chiama Carlo Conti ha la colorazione molto scura. Ah, che miseria. quello è un buon nome. Quello sì, scusa Gildalo perché... Comunque secondo me il più grande di questo server è un lock che si chiama Locco Siffredi, quindi superato lui non credo si possa superare. C'era anche Ben Affleck. Magari c'è quello che era. Ben Affleck. Anche. Ben Affleck, mi faceva molto ridere. Ben Affleck.
girava pure Britney Spears, no? Sì. Tanta roba. Tutti quelli con Harry Potter c'erano, tutti i vari nomi. Ma sì, tipo Harry Potter, Harry Potter. Sì, sì. Se non è Harry Potter, non è nessuno. Per me, un ricordo, per me rimane un ricordo antico di quando giocavo Warhammer Online, che rimane Trincio Polli. Anche tu hai giocato a Regno Loco Online. Un altro carino era Gesù Cristo. Warhammer Online, no, raga, no. Gesù Cristo. Bellissimo. Ma personalmente il migliore ancora di tutti rimane un PG che avevo trovato che si chiamava Tua Sorella. Praticamente un insulto. Era buono per il server PvP. Chi è che ti ha ucciso? Tua sorella. Tua sorella, sì, esatto. Warhammer Online c'era tutto PvP. Chi ti ha ammazzato? Tua sorella, te che tua sorella. L'amico di Morgi si chiama un imbecille, come... Cos'è? Sì, Tank, un imbecille. No, lui c'ha tutta la sfilza. Un imbecille, un idiota, un cretino. Sì, e ogni volta sembra di insultarlo. Chiediamo un imbecille, ma non è... Io avevo un compagno di Gilda che aveva tutte le malattie venere. La gonorrea... Ma quello sbagliate. È più, come dire, scritte sbagliate, però umorità crassa, umorismo crasso. Ah sì, c'era anche l'immortace, ragione Lilda. I bei nomi dei personaggi sono anche Wipe o qualcosa del genere. Ragazzi, seguite, fate Wipe, fai qualcosa, e tutti giù nei burroni ovunque. Quante volte è arrivato Oxin. Vabbè, c'era anche uno sciamano che si chiamava Butta la Pasta una volta. Ah, bellissimo. Sì, me lo ricordo. Butta la Pasta. Va bene. Ma quando l'ho trovato io, quando c'era ancora Legion, uno si chiamava Spruzzo Acqua. Non ho capito, si chiamava? Spruzzo Acqua. Ah beh. Spruzzo Acqua, va bene. Non si chiama ancora così, se non sbaglio. Il mio primo quello che si chiamava è rimasto imbattuto per un bel po'. Quello. La mia nana si chiamava Vagingel. Vagingel? Sì. Non ho più visto rune in giro. Facendo un Q così a caso sul server esce Germi Luce, non male. Ciao Laia, ci sei? Ma niente di interessante. Big Damage, perché bisogna... Wolverpine. All'epoca mi ricordo c'era la GM, era una donna, voleva cambiarmi il nome pagando lei. Ok, per cosa? Vagisil o qualcosa del genere. Vagis, sì, boom. Allora, eccoci qua, sono tornato. Volevo capire di rividir Carlo lì in Minneuzza cosa faceva da solo, se voleva aggiornare, ma non mi ha risposto. Quindi, ci siamo tutti? Ma va, pure il ready check fa, sei troppo operativo, ragazzi. Bravo. Tra un po' ti lascio le chiavi della gilda. La madonna! Così puoi stare in portineria contato. E poi cambia la serratura. Ok, tutti pronti, ragazzi? Allora, lo tanchiamo qua. Occhio alle pozze verdi e buona fortuna. Via. 5. Il roll pool, abbiamo detto. 3, 2, 1. Ok, portalo.
Oh, bro. Ho trollato, scusa. Chitalo un po'. Ok, Matt Magic, vieni più avanti. Non avevo realizzato che avesse già lanciato tranquillo, quello. Tranquillo. Ecco, un po' brutta lì. Ragazzi, avvicinatevi. Venite dove c'è il cerchio verde, sul bordo del cerchio verde. Sul bordo, verso l'interno. Cazzo. ma ha blinkato proprio in quel punto. Partiti malissimo. Beh, ma non è andato così male, non siamo morti. Sì, poteva andare peggio, poteva piovere. Perché la mina non ci va. Ho grandinare, sinceramente. Allora, c'è un debuff, vicini man troppo qua. Vediamo se faccio su qualcosa, non si lo toglie. Sì, lo toglie. Oh, basta un blade, basta. Muoio. Ce lo assorbo, ok. Ah, aia. Sì, esatto. Ok, qui schivare. Benissimo, il mago. Che danno era? Che okay, brutto. Pronti sul bordo. Olè. Ma non abbiamo visto chi deve andare dentro a fare. L'ho fatto io. Ho deciso lui. Ho deciso io per te. Va bene? Posso decidere? Ti dispiace? Secondo me buttandosi di sotto non si paga repair, il beta test. Sì. Esatto. Oh, dai, 50%. Fate un racing. Ah no, non c'è un racing. No, c'è. Avevo messo la pietra sul petto. Aveva solo il petto, controlla, okay. Ma l'avevo fatto. Vabbè, dai, questo è divertente. 56. Beh, dai, prende danni però almeno. Porca miseria, va giù liscio. Mi conto che al primo Nova è morto un altro. La parte che sembrava più complicata, la paletta verde, l'abbiamo fatta benissimo. Sì, io. Veramente. L'avevo fatta a muzzo, però. Fermi, no. Che c'è il res. Fermi. No, piccolo sciaca. Allora, da come hanno fatto, abbiamo visto i video, sembrava che ci mettesse più tempo per fare quelle cose. Si è preso la l'ho fatto subito. Vabbè, dai. Però, dai, tipo la 5%. Allora, Fjognin, stai pronto quando vedi che mi mette il debuff, devi tankare subito e chitarlo fuori dalle pozze. E poi abbiamo un debuff che assorbe le cure, quindi i healer ci devono focussare, altrimenti ci lasciamo la capoccia. Quando facciamo il primo regroup per gli addini, visto che levare le cose comunque fa danno, se tu non riesci a liberarli tutti possiamo mettere anche lo scudo là, io e Sarka. Ah? Sì, la barriera. Quindi ti devo spostare di gruppo, mi stai dicendo? No. Sposto di gruppo. No, faccio tutti tanto. La faccio su tutti. Ma non è solo 5 persone, un massimo di 5 giocatori. No, la fai su tutti. Scusa, falla un attimo la sta barriera. 5 persone. Hai perso l'occasione per stare zitto. Se no sarebbe figo portare 10 maghi. Naggia sciaga. Naggia te. Vedi che è da poco. Era polenta che. La sambuca. Ma la sambuca mi ha ucciso. Vabbè, comunque usatela. Sempre cose in più va sempre bene. Va bene. Cazzo ridi. Allora, dai. Quindi il boss va in fase percentuale o a vita? Credo che va a tempo. Credo che va a tempo. E se ci avessimo tipo un botto di DPS l'ammazziamo subito, però facciamo le meccaniche perché ci piace. Sì, tutti pronti? Vai! Chi è che parte? Io. 3, 2, 1. Vai tanta, chitalo, raggruppiamoci sotto. Chitalo. Sì. Curate Oin che c'ha. Sotto. Ok, Galli stai sul bordo. Tirala via.
Portala più là. Portala più là. È lenta mentre casca la luce. Sotto, sotto. No, troppo, no, 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 sbagliato. La reflect. L'ho triggerata io? Non lo so. Non lo so, no, è così. Dovrebbe avere un aspetto. Però non one shot, la cosa buona è quella. Dai, il respetto nel caso. Cioè, il veleno non shotta, quindi possiamo prenderci un no, no, io no. Mi sono preso in faccia, non mi ha fatto niente. No, no, non shotta, mi fa danno nel tempo. Allora, i DK con l'antimagic la possono bypassare quella meccanica. Non so se ti mette un dot, cosa? Però il colpo non fa nulla. Non me l'ha messo qua, io. Qua 9 velenosa, 12 letale. Carica l'anello, vedete, infligge 15 milioni di natura entro 8 metri. Ah, ok, quindi bisogna stare lontani 8 metri. Si espande, infligge 300k ogni secondo per 8 secondi. Ah, se si toccano i due cerchi. Se l'anello tocca schiuma reattiva, provoca vapore direzione. Vabbè, però la meccanica dell'eroico non sarà così permissiva. Facciamo l'ignoranza? Ce ne sbattiamo il cazzo? Sì, dai, facciamo l'ignoranza. Quindi stiamo a distanza? Stiamo a distanza raggruppati con dealer che pestano in cure. Ah, proprio alla brutto. Non vorrei che gli ciucciassimo tutto il mana, però, Adesso vediamo. Beh, quanto facciamo un beta test. Esatto. Okay. Comunque, poi il dot che ti mette è magico? No, sarebbe troppo bello. Sarà veleno. Da natura, 3000 danni da natura. Se è dispellabile, è buono. Ma, il non... druido. Ma se fosse un poison, tiro il revival, li tolgo tutti. Ma non credo. Qualcuno vediamo, vediamo. Repair, vai sotto quel repair. Qua si usa la mount? No, non si usa la mount. Qua davanti. Ecco qui il repair. Tacchete. Grazie. Riparate tutti. E comunque chitalo un po' di più quando si sì, la porto un po' più lontano, va bene, che così lasciamo un po' di spazio di manovra. Guarda, la triggerò prima io in modo tale che così la puoi gestire meglio. Ok, dai, però ho capito. Comunque una persona deve comunque triggerare quell'altra roba verde, se no wipeiamo, quanto ho capito. Sì, ha un vapore. Chaka, fai te? Ecco, l'hanno fatto. Oh, bravi. Pronti? Mm-hmm. Bon, se ce l'hanno fatta loro, ce la faccio. 5, 4, 3, 2, 1. Te lo sei preso te? Sì. No, ti sei preso te il debuff, l'hai triggerato troppo presto. Vai, chitarra, chitarra, chitarra. Io la triggero e... questo da lasciare via. Arriva. Vai, prendi. Vicini ma non troppo. Vicinissimo quello. Schivare. No, non lì la bomba, Shaka, Sarki. No. Perché è esploso subito? Si sono fino a toccare. Sì. Urla per terra. Ma è questo. Prendi l'aggro. Sento proprio il panico.
Vicino ma non troppo. Schivare. Pozza dietro il boss. Bene, va bene, va bene. Andate verso il cerchio, non toccate il centro. Verso il cerchio, sul bordo del cerchio. Ok. Sulle okay. Andiamo sulle zone nostre. Ah, questa è da correre via. Non fatevi grippare. Ora grippa. Yeah. Ok, perfetto. Potete picchiare. E adesso schivate. 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 Questo, questo è da schivare il veleno. E adesso vi allontanate, via. Allontanatevi. Ok. E adesso si schiva. Questo è abbastanza semplice, dai. Schiva, schiva qui. Schiva, schiva qui. Schiva, schiva. Corri. Schiva, schiva. Morti tutti. Allora, fase 2. Affasato. Questa era facile. Ecco qua, questa è quella delle piattaforme. Ok, gruppi, i rimasugli vanno sulle piattaforme. E tra l'altro ho tolto anche il segnalino. No, ci siamo in... no, sono io dalla parte sbagliata, sono un cretino. Polacco! Grippami, tato! Portami volando! Ok, andate sul bordo del blu. No, io sono il gruppo sbagliato. Tato, vieni qua, tato, vieni qua, che esplode. Ok, in linea, pronti a saltare. State in linea, state in linea, state in linea. Bada boom! Oh, sono un coglione. Ho visto un paladino volare a destra. C'era un nano volante. Andiamo avanti. Pensavo di essere in linea, sono andato da tutt'altro lato. Questo è da schivare. Ah. Oh, strattone, via, sul bordo. Cioè, avevo un problema di mancanza di tank. Okay. Fanno male. Andiamo avanti. Ah, sono poppati i vostri dal nostro lato, mi sa. Sì, sì. Bene, dai, dai, dai. Arrivate tutti e due qua. Cista, cista. Hai un trail lasciato. Quant'era? Quant'era, quant'era, quant'era fase? 36%. Quando è fasato. Però lui fasa, sono sbaglio, dopo 2 minuti e mezzo. Sì, esatto, prima avevo detto 2 minuti e mezzo. Ci serve più DPS allora, semplicemente. Vuoi farlo in fase 1? Certo, quello è lo scopo. Come l'hanno fatto di là, secondo te? No, non l'hanno shottato in fase 1. Sì, è probabile. Dici? Sì. No, che sono arrivati direttamente in fase 3. Non so, glielo devo chiedere. Aspetta, glielo chiedo. Forza, forza, che manca mezz'ora, se no. Abbiamo perso un fracco di tempo, abbiamo perso. Sì, hanno nuccato in fase 1. Ma sì, perché se lo nucchi in fase 1 è un boss ridicolo, eh? Proprio non fa niente. Non fa niente. Anche perché poi la sfera, la cosa verde, veramente possiamo semplicemente stare tutti sotto. E con un tank che va e prende, si prende lo sbalzo e basta. Ah, però hanno fatto comunque le piattaforme, dici. Ma l'avranno fatto che l'avranno solo al 20%, però. Hanno fatto tutte e tre le fasi, ok. Allora vai a Paolo.
Paiaia. Vabbè, comunque il saltino non mi sembra troppo difficile se... No, gestibile. Incoordinato. Ok, andiamo. Andiamo di non crepare con un cretino. Ma prima... Vai, prendi te. Sì, inizio io, inizio. 3, 2, 1. E vai. Ok, tutti dietro il boss. Qui c'è la pozza proprio lì, perfetto. Svitala un po' ancora. Portala dove sono io. Ok, così va benissimo. Ok, cambio proprio quartino allora. Pronto sul bordo, state sul bordo. Ce la triggerò io. No! Che è successo? Ero sul bordo, non mi ha fatto saltare. Vabbè, ma tutta... Vabbè, due persone gestibilissime. Mettiti dall'altra parte che fa le pozze. Ok, va bene. Sì, sì. Ok, tutti dietro. Anzi, no, qua vicini ma non troppo. Ok, tutti dietro adesso. Attivare la pozza dietro il boss. Perfetto, lì. Pronti sul bordo. Attiverò io. Va, che precisione. Schivare, schivare, schivare. Vai. Chitala, chitala, chitala. Vicine ma non troppo. Schivare. C'è la pozza? Ah, eccola qui. Vai. Chitala un po', chitala un po'. Va bene, va bene. Pronto, andiamo sul cerchio di nuovo. Cerchietto, cerchietto. E... Bam! Ok. Fase intermezzo. State da dove è pulito, perché è più semplice. Correte via adesso che vi grippa. Via, correte via. State quasi al bordo della piattaforma. Usate gli sprint quando vi grippa per tornare via. Adesso potete pestare. Ranger, state lontani. Melee, potete pestare. Schivare. Adesso si corre. Via melee. Via, via, via. Andate sul bordo. Ok. Ripestando. No. Urla Valterra. Sono morto. Tranquillo. Ah, già fasato, perfetto, in posizione ragazzi, blu sul blu, l'altro l'ho preso giusto. Gruppo blu, dai, in posizione che sta per esplodere, venite davanti al bar, esplode, in posizione, se no, non fa male. Ok. Allora, fate prima il caster, che credo che sia questo. Quello che si teletrasporta. Via da davanti. Attenzione che adesso gripperà. Oh, ho sbagliato. Troppo indietro. Abbiamo sbagliato tutti. Abbiamo sbagliato in due. My bad. Sono rimasto troppo indietro. Ok, morto il caster. Dovrebbe essere più semplice. Andiamo un attimo avanti. Via. Sul bordo. Ok. Restate se riuscite. Ah no, mi ha spostato in avanti, raga. Ok. Colpa mia.
Sì, ma ci fa il mucchietto di notte, eh. Via, schivare. Beh, corre dall'altra parte. Ok. Picchiate quello con lo scudo. Schivate quello. No, dobbiamo sbrigarci e andare a... Non dobbiamo fare... Siamo senza tanto noi, eh. Mm-hmm. Sì, mi sono fatto tirare sotto, scusate. Quello, ci sta. Adesso piglia danno. Ok. Posso restare un healer? Vediamo se. Se io lo resto qua. No, non ce l'ho fatta. Sì, sì. No, no, ce l'hai fatta. No. Ce l'ho. Ce l'ho fatta? Non c'è la simbolina di qualcuno che. Ah, petto Juice. Sì. No. No. Va bene, dai. Che devi? Non devi fare niente, non ti preoccupare. T'ha posto. Quanto era? Cazzo, non mi dà la percentuale. Qualcuno la vede. Anche a me. 31%. Oh, fantastico. Fatte, è nostra. Ma porca madonna. Sempre sia lodata. Posso dire una cosa? Farming. La parte più difficile è proprio quella delle piattaforme per evitare di cadere giù. Aspetta, non abbiamo ancora fatto quella dei cerchietti, eh? No, è una minchiata, dai. Se dice che è una minchiata, è una minchiata. Vai. È un po' come te, è una minchiata. Ed è ubriaco, è la voce della verità. Sì. Oddio, dovevo riparare. E che voce? Ciao, Givarelli. Ho scoperto che io ogni volta pre-pull usavo la pozza invece della flask, anche perché non c'avevo. Vedi? Ottimo abbondante. La metto qua forse è meglio. Che dici? Ok, tutti pronti. Via. 5, 4, 3, 2, 1. Non è tanto, titolo. Seguiamo, seguiamo. Ok. C'è il bordo. Ma non troppo. Insurre verso l'interno, cioè dall'esterno, ok. Pronti sul bordo. Vicini, non troppo.
posizione con la norma che ce l'ha dietro il boss. Un po' più indietro, un po' più indietro. Chitarra un po' in avanti. L'arma è andata sul bordo. Occhio, non tocca. Ah, cos'è? Ok, adesso grippa subito, state attenti, non vi fate fregare. Via. 3, 2, 1, grippa. Ok, adesso schivare. Destra, sinistra, destra, sinistra. E adesso grippa in 3, 2, 1, grippa. Ok, carica difensivo. Schivare. Immune. Ok, in posizione, ognuno sul suo lato. Posizionatevi già per il salto, che sta per morire di già, no? Posizione che esplode, posizione, pronti al salto, occhio che si è impostato, non so chi... ah, no, ecco. Ok, prima lad che si teletrasporta, occhio che strattona via dal bordo. Strattona via. Strattona. Ok. Non picchiateli, fatemi raggruppare. Sto direttamente dall'aldone che sta là. Via, via. Finito l'ad. Riuscite a restare? Via. Aspetta, no. Arrivo io. Ok. Passate. Vai. Santa ponte, traversiamo. Vai, on. Vermin cannot be expected to comprehend my grand vision. Venite su perché quello è path towards saving. Ah, qua c'è, questo esplode, bisogna trovare la piattaforma. Dove cazzo è la piattaforma? Sì, ma ce l'ho un tempo dopo. Boh. Occhio che esplode, venite dove sono io, sul quadrato. Ok, ok. Venite sul quadrato. Venite sul quadrato. Credo che sia così, vediamo. Okay. Sì. Troppo? Troppo poco? Io sono rimasto dall'altra parte, vi guardo con merda. No. Abbiamo ucciso troppo lontano. Pestate. La piattaforma centrale, dobbiamo metterci sul bordo dove stava, l'arco. Sì. Vabbè, ora okay. Ci sta. L'ho presa per sbaglio. Vabbè, meglio. Tutti sui miadini. Credo che spesso escono gli addini. Sì, uccidete gli addini. Via chi c'ha ste ragnatele dal gruppo. Faccio di bordo. Ok. Spero tanto? Sì, spero tanto. Sto prendendo dei danni osceniasca. Sì, ce l'ho. Ok, questo è una a destra, l'altra a sinistra. Un po' più lontano, più lontano. Morto, dai. Si portano da vicino. State in mezzo, su quella interna. Aspetta, ora. No, ha portato indietro. Quello devi portare indietro. Giusto, devi attraversare. Per evitare appunto. Sì, ma sono uscito dopo. Dopo. Ma schivate ste pallette. aiuto, non te lo sentivo dire da dentro. Via, chitalo, non gli far prendere questo. Va bene, dai, no, va bene. Sono
Se non sbagliamo il posizionamento, secondo me era fatto. Beh. Sì, alla fine dobbiamo ritornare al centro. No, perché noi andiamo praticamente sopra alla piattaforma sopra dove stiamo adesso. Dobbiamo ritornare al centro. Esatto. Noi saliamo da là. Si fa da quella fase, bisogna avere il supporto. Da lì praticamente ci butta o sulla destra o sulla sinistra della piattaforma. Non ti fare tutti i tuoi calcoli mentali che sono tutti sbagliati. Dobbiamo no, 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 io ragiono benissimo. Sì. Dobbiamo metterci qua. Tu segui, tu stai dove stava il tank, che il tank ci è arrivato, quindi posizionati dove stava. Io non so dove stava il tank. Sei arrivato? No. E allora non stavi dove stava il tank, che il tank è arrivato, tu no. Nespa? Va. Va. Non ha convinto. No, sto capendo niente. Ah, Gesù. Dai, ragazzi, due try fatti. Anzi, no, dai. Facciamo l'ultimo try, dai. No, a me è dopo la sambuca che mi ha ucciso. Ma fino di stendere la sambuca. Adesso ci vuole un grappino per sciacquare. No, 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 per la moglie. Con la sambuca sei andato in buca. No, sacca, ce la fa. Ah, ma due sambuche non l'avevo studiati sta maniera, dai. Madonna. Allora, dopo l'auto, dopo che mi sono fatto praticamente un intero, penso... Un cinghiale ha mangiato vivo. Con la brocca, di me la sono fatta da solo. Sì, ho capito, però, cioè, hai mangiato però... anche polenta e burro, cioè, avevi fatto un fondo che... bere, lo sapete. Vabbè. E poi la sambuca mi uccide, porca puttana. Vabbè... Tipo una pista. Ti posso portare dove te ne danno mezzo di tre volte. Però è micidiale, mi fa proprio... Ti eccita. Uno fiottino poi c'entra, poi prenami. Io mi ricorderò tutto di stasera, non ti ho cuore, mangi anche a picchiare a Genova. Così, tanto per. Così, non ti Sambada, via! Vai, no, usa questa violenza sul boss. Dai, dai, la buttiamo giù. Ha detto. Siamo tutti danneggiati ancora prima di partire. Vedi, non ci può fare nulla. Tante chita. Tutti dietro il boss. Quinta. Forza dietro il boss. Perfetta lì. Chita un altro po'. Ok, perfetto. Ci va bene. Bordo. Ciao a tutti. Comunque sta boss fight è un bordello. Era un bordello fatto un eroe. Chitta. Fred, ma non troppo, cioè vicino, ma non troppo. Forza dietro. Ok. Bordo. Troppo. Guarda. Dietro, un po' più indietro. Perché ce l'ho io?
Bordo. Ok, no, fai. Guarda che cosa. Pronti che grippa in 5, 4, 3, 2, 1, grippa. Schivare. 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 Grippa in 3, 2, 1. No, sì, fasato. Top. Posizione. Ok. Andate già in posizione per il salto, perché dura poco, se no. Muore. Posizione. Lad di destra, terreno. No! Ho visto uno partire verso un'altra dimensione. Io penso male. Buoni. Gratta, strattona, attenzione. Non state sul bordo, che strattona. Ok. Ok. Come fa cadere i minion sta stronza? Occhio che grippa, via. Sbagliato io, bastardo. Grip. Due secondi che passiamo. Sì, grazie. Fate l'ad, finite l'ad. Aspettate ad aprire. Via dallo strattone. Aspetta, no, del Sara. Sì. Aspetta, il cadavere. Scusa. Ok, grazie. Vai. Bene, vai. Andiamo su. Ok. Venite in posizione. Lo grippo vicino al bordo. Ok. Dico, tutti sul quadrato, bene sul quadrato. Cazzo, ma è questo. Sul quadrato. Bene sul quadrato, Fogone viene un po' più in dentro. Okay. L'importante è l'angolo, non tanto quanto sei avanti o indietro. Pestate. Questo momento per pestare ignorante. Aggruppiamoci verso un altro gruppo. Ok, dove è andato il boss? Vai, ho preso l'aggro. E corri via appena ti metto il debuff. Mm-hmm. Via, corri via. Tutti pronti, occhio, giocati difensivi. E addini, fate gli addini. Via le candele, urla Valterra. No, urla Valterra. Benissimo. Adesso i cerchi, uno da una parte, uno dall'altra. Dai, ce la fai lo stesso, uno da una parte, uno dall'altra. Dividetevi. Non così. No. Un interno nell'esterno dell'arena. Può fare. Andate con l'interno. Dai, nucate. Corri via. Tantalo. Preso il boss. Bravissimo. Nucate il boss. Non portate. No. Mio Cristo. No, non lo accetto. Ma quanto fai? Che siamo oramai? Era morto. Mancava. Che altro non ho capito perché poi è arrivato verso di me. Perché non c'è più l'asca?
Com'è che era andato a mettere quei due cerchi lì, quelli viola? Sai che non l'ho capito. Uno all'interno e uno all'esterno. Ma cosa intendi per interno e esterno? Scusami, uno verso il centro della ciambella, uno verso l'esterno della ciambella. Ok. Quindi non da un lato all'altro. Okay. No. Perché tu devi usarlo per passare da una parte all'altra tipo portal e schivare l'onda. Aiuto. Ok, scusate. Dai, volete fare l'ultimo? Sì. Comunque, andasse male quella cosa lì dei portali, se vi tirate un personal con uccidi di Ling riusciamo a tenerla, anche se vi prendete la fare in faccia, Nero. I maghi possono usare il Link e i Loki cosa? Sì, però piazzarlo prima è un casino. Per i maghi è più facile. No, ma dovesse andare male, comunque c'è una scappatoia anche lì. Una volta, poi la seconda magari... Sì, ma io ho tirato i due difensivi, credo che non abbia preso neanche danno, sinceramente. Mannaggia me. Quindi se lei si mangi i ragnetti, esplodiamo. Sì. Un cerchio di pace sarebbe bello. Yeah. Purtroppo non sono riuscito a sopravvivere a un hit. Saltiamo, facciamo stun de massa. Infatti è quello che ho fatto, li ho suonati tutti quanti, però... Che si mandano due in eterno ogni 45 secondi, però no, ma anch'io li ho stunati anche una volta i primi, però comunque ci sono, ci hanno messo la vita a scendere, ma è rimasto anche in pochi là, sì, ma comunque è morto allo 0,01 sì, l'unica cosa è che avevo appena usato la bolla perché avevo per evitare il coso, che palle. Va bene. Comunque è molto più difficile quello prima di questo, più complicato. Sì, è vero. I need to get closer. Sì, è vero, sono molto belli questi boss. I primi che erano una cagata. Dove siete arrivati, ragazzi? 0,02%. No, aveva avuto ancora una migliorata di vita. Milione 2, mi pare, una roba così. No, 12 milioni. Ah, 12. Dai, dai, sì. Buff up, dai. Cibo se ce l'avete, così prestiamo ancora più duro. Ultimo 3 è fatto bene. Qualcuno può streamare? Invitami che vengo a mettervi il cibo. No, adesso lo facciamo noi così. Non siete apprezzati voi, non fate goofy. Sappiatelo. Chi? Noi? No. Vai ragazzi. Dai che ci siamo. Questo. Ok, chi manca? Marken. Arrivo. Concentrati. 2 secondi. Ti serve il tuo potere. Vai, ho messo anche un enchantment in più. Bravo. Non scambiamo cazzo. Ok ragazzi, tutti pronti? Dai. 5, 4, 3, 2, 1. The Nerubian! Vai, tanto per lì, chitalo. Pallina dietro, proprio indietro. Chitalo. Oh, c'è l'agro di nuovo. Uso altro. Chitalo. Vicino sul bordo. Via da qua. Chitalo. Va bene, no? Vicino ma non troppo. Bolla dietro il boss.
Vai, costante. Bordo. Via, raga. Recupero, recupero, recupero. Non ci rimane troppo. Andare. Bolla dietro al boss. Il problema forse non la fa. Comunque dietro. Via, 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 via. Ok, 5 secondi grip. Quattro, tre, due, uno. Tirare. Grip in 4, 3, 2, 1, rippa. Merda, porco dio. Tranquillo, adesso che siamo appena finisce. Ok, fase. Posizione nei gruppi. Esplode, posizione, posizione bene. Traiettoria bene. Ok. Abbiamo bersaglio, quello si teletrasporta. Attenzione che grippa. Spostatevi dal bordo. E grippa di nuovo, via dal bordo. Ok. Aprite. Davanti io, davanti io. Ok. Questo era bruttissimo. Siamo concentrati, concentrati. Attenzione che adesso grippa, grippa, via. Ok. Attenzione. Okay. Grippa di nuovo, via. Perfetto, andiamo, fate andare avanti. Abbiamo adesso. Aspetta, dopo, dopo. Venite sul bordo, lo portiamo sul bordo. Posizione, pronti sul bordo, bene. Esplode, dentro, dentro, okay. Posizione. Mi raccomando l'angolo. Dritti, dritti, protezione bene. Ok. Danno al boss ignorante. Teniamo il res. Ho paura che se ci schiaffa il tank è finita. Ok, da me. Ok, di qua. Pronto a correre via. Corri via. Tutti gli, tutti sugli ardini. Ah, oh, non lo reggo. Ho 5 stack di quel corpo. Ecco, ogni adesso Ascan. Pronte le, oh, le, pronte le cose. Portali. I portali, uno all'interno, l'altro all'esterno. Oia, vai più lontano. Perfetto, mettete così. Più che puoi, più che puoi. Vicino al portale interno. Ok. Vicino al portale interno. Buoni, zitti. Pronti a raggrupparsi. Il quadrato. Dentro.
Morto, no. Bucate. E G. Oh! Bravi, ragazzi. Dai! Che fatica! Beh, ci troviamo anche il video. Dai! L'abbiamo fatto anche in modo perfetto, l'abbiamo fatto questo giro. Ci siamo incartati un po' tra le piattaforme. Cioè, praticamente la Queen è caduta nel cesso. Sì. È stata soccata. Il Curio era quello che dava un qualsiasi pezzo di tier, vero? Scusate l'ignoranza. Non ho capito, ma è la figlia o la madre che sta qua? Questa è la figlia. No, no, la madre è quella che è stata trasformata in mostro nella storia. Ah, il mostro, ok. Sono molto fisionomista proprio. Ma quanto è figo. Ma come? Non riconosci tra il quinto e il sesto occhio che... In effetti il colore è un po' differente. Allora, mi è sempre simpatica come una colica di Reni, eh. Piedi! Foto. Con tanto di anello all'alluce. Alla luce destra. Just... Not enough. I don't. You comunque, zero drop in due serate. Sì, siamo in due, tranquillo. Siamo in tre, guarda. Tre. Il cuoio è Omni Token. Divento Fino adesso. Come Fino. Oh, esatto, sto dicendo, non c'è Fino, cosa fai? Fai il supplente. Fino dove vai in tre? A Fino è in palestra, dove andate? Guarda Sciacca come nita tutto. Visto. Grande Xala. Il piatto a volte è quello per prendere il token, giusto? Minchia, sembra un cattivo con... ha perso 2 kg questo. Sembra un cattivo con i controcoglioni, Xalatat. Xalatat è il boss più bello che esiste. È uno sforzo, poi fa più di 37, grazie. Allora, ha fatto 11, cazzo. Signori, scappo un attimo, torno fra poco. Su Rule 84 ci siamo già. Aska, Salata non lo vorrà uccidere, ma lo vorrà fare. No, infatti, io farò di tutto per farvi vedere. Reperti a volte come sono i tier 7? Non ne ho idea, penso di sì. Il ammasso di Ragnatele e Omni Token per scegliere un pezzo del tier 7. Ah, quindi ci si scambia. 11, 36, 37. Già un 97 e un 91. Ingordi. Allora, intanto andiamo con pantaloni per l'ubriacone, vai. Poi... Sciacca, ti piaceva quel token? Magnus, che si acchiappa la regina folle. Questo cos'è? Pugnale. Sarta, che vuole il pugnazzo. Scusate, il trinket funziona solo in melee? Bilda, che vuole le spalline. No. E questo... No, a tutti. Ah, l'uso fattissimo. Bravi ragazzi, via. Allora, lo complimenti al vincitore. Che lo si deve scambiare per un pezzo del set. Sì, sì. Se non sai dov'è, dallo a me. Via, come se te lo prendiamo. Conviene tenere Nico per quando avrai tre pezzi e completare il set. Non ascoltarlo, Nito. Piglia subito tutto. Te l'ho solo uno, Luca. Lo so. Fai due set. Fai due. Ma avete fatto l'eroico allora? Il primo. Uno. Tanto diverso? È identico. Uguale. È identico. Uguale. Boss è identico. Perfetto, perfetto. Allora lunedì noi faremo qua. Ma i primi tre magari anche il secondo, dai, va. Il secondo è più difficile. Sì. Lunedì belli freschi, secondo me tre boss li facciamo, dai. Basta farne due per la cassetta. Domanda. Due. Visto che fate l'eroico, l'item level è sempre lo stesso?